la biblioteca è una cosa seria. Il 30 maggio del 1834 fu inaugurata ufficialmente la biblioteca pubblica della città di Foggia. Per commemorare l'evento, esattamente 180 anni dopo, la biblioteca provinciale ha organizzato una mostra dal titolo Come eravamo, la biblioteca dalla nascita a oggi. La cerimonia di inaugurazione, introdotta dall'attuale direttore Franco Mercurio, ha visto la partecipazione di Guido Pensato, a sua volta direttore dal 1985 al 1994, di Valdemaro Morgese e di Maria Benante, rispettivamente presidente della sezione pugliese e vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche. L'incontro è stato l'occasione per ricordare il passato, senza dimenticare le difficoltà della situazione presente, sottolineando come la Biblioteca di Foggia sia sempre stata punto di riferimento culturale per la città e metro di confronto per tante realtà a livello nazionale. I materiali in mostra seguono lo svolgersi di questa storia, dal primo regolamento del 1834 alle foto della biblioteca riaperta nel 1952 dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, al progetto dell'attuale struttura inaugurata nel 1974. Un excursus che comprende anche i cataloghi storici, dallo Staderini alle microfiche del National Union Catalog, i periodici d'epoca, i registri d'ingresso compilati manualmente, i lavori editoriali. Per dare un'idea della ricchezza informativa che è possibile trovare in una biblioteca, una sezione della mostra è dedicata ad un percorso che, partendo da edizioni di pregio del Cunto degli Cunti di Giambattista Basile, focalizza la propria attenzione su uno dei racconti in esso contenuti, La gatta Cenerentola, seguendo il percorso che la protagonista Zezolla farà per diventare nell'immaginario collettivo la Cenerentola disneyana, passando per Perrault, i fratelli Grimm, Gioacchino Rossini, Benedetto Croce, per citarne alcuni, e prendendo le forme di volta in volta del testo scritto, del balletto, dell'opera lirica, del film, del cartone animato, perché le biblioteche sono sì luogo di studio e di ricerca, ma anche di incontri e scoperte a volte casuali, in cui secoli di storie e di narrazioni si intrecciano per dar vita a mosaici spesso stupefacenti. Per celebrare i 180 anni di pubblica lettura a Foggia, inoltre, sono stati proiettati i 4 video di 60 secondi che sono stati realizzati lo scorso 9 maggio in biblioteca, nell'ambito dell'iniziativa Il Gira Libro. Tra le 4 proposte, dove tutto inizio di Ivano Bottaccio, un libro Cibo per la mente di Ferruccio Castronuovo, Fiaba d'amore di Loredana Milici e Sarà perché ti amo di Luigi Starace, il pubblico presente in auditorium ha votato quello che è diventato il video ufficiale della biblioteca per un anno. Dove tutto ha inizio. Bottaccio. Complimenti, che bella questa. Allora, leggiamo. Per aver raccontato attraverso le immagini il valore della lettura e della biblioteca, luogo di cultura, di crescita e di aggregazione. Facciamo i nostri complimenti davvero.